እንዴት ዋላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? በቅድሚያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በ1993 በፈረንጆች በዩኔስኮ የተመዘገበችው ድንጋይማ ወይም የዋሻ ቤት አኗኗር ትንሽ በጣሊያንኛም ገለጻ የሚያደርግ ስለሆነ ትንሽ በአማርኛ ልግለጽላችሁ ብዬ ነው። ይህ የጥንት አኗኗራቸው እንደዚህ ሲሆን ኩሽናቸውም የከብቶቻቸውም እንስሳቶቻቸውም በአጠቃላይ ቤት ውስጥ ወይም ዋሻ ውስጥ ነው የሚኖሩት የነበረው። ብርሃን የሚያገኙት ደግሞ በመጋረጃ የተሸፈነው በራቸው ብቻ ነው። እና የውላችሁ ይህንን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋለኝ። ተከተሉት፣ እዩት እላችኋለሁ። ይሄ ነው የጣሊያን ድሮ የደቡብ ጣሊያን አኗኗር የነበረ ማለት ነው። Gentili visitatori, benvenuti in uno dei siti rupestri più significativi della vita materana di un tempo. In questo ambiente del Sasso Barisano, i maestri artigiani Eustachio Rizzi e i suoi figli hanno voluto rendere testimonianza a un passato denso di ricordi ed emozioni. Questo singolare luogo intitolato C'era una volta ci mostra e ci racconta con arredi e sculture la vita tra le mura domestiche della civiltà materana fino alla fine degli anni 60. Come potete notare, l'ambiente è scavato nella roccia calcarea. L'unica zona costruita è l'ingresso, dove è posizionata la porta che insieme alla finestra permettevano un minimo di riciclo d'aria. በዚህ መስኮት ብቻ ነው ንፋስና ብርሃን የሚገባው። La porta in questo caso era l'unica apertura che permetteva di far penetrare la luce nell'ambiente. I maestri artigiani hanno realizzato opere d'arte rappresentate dalle singolari sculture in tufo che simboleggiano in parte la vita, le arti e i mestieri dei sassi di Matera. Le opere sono state posizionate all'interno dell'abitazione così come era nel passato, dove ognuno si ritagliava un piccolo spazio per le proprie attività domestiche. In questa tipica abitazione si possono notare, guardando dall'angolo a sinistra, tre ambienti. Il vano cucina. La sosti è tecapele no, ihe cucina o no? La stalla. Captociu e mensatociu mic ammatumbet, urettegno. La con l'asinello e gli animali da cortile. Il luogo dove è ubicato il letto matrimoniale. Sostegno megnetta vitaccio. Un letto a soppalco, la culla con il bimbo. E anche un piccolo spazio che si prestava per svolgere i servizi igienici. In quel periodo le case non erano fornite di fogna. Con la sapiente manualità nell'utilizzo degli attrezzi, in circa un anno di lavoro, gli artisti hanno saputo realizzare opere che sembrano raccontare, con l'espressione dei loro volti, le fatiche e le emozioni cristallizzate di una vita ormai passata. Nel raccontarvi questo singolare ambiente, potete notare a sinistra a tavola, la bocca della cisterna che forniva acqua piovana alla famiglia tramite un importante sistema di canalizzazioni esterne e sotterranee. Infatti nei sassi non sono presenti sorgenti perché la città è situata su una zona rocciosa e carsica chiamata Altopiano Morgico. Sempre accanto alla bocca del pozzo notiamo il capofamiglia che dopo una giornata di duro lavoro si è seduto a tavola e la moglie che furtivamente ne osserva i suoi gesti. A tavola sono presenti dei tipici prodotti della terra, quali legumi e cereali, oltre all'immancabile pane. Le donne erano molto brave ad impastare. Setociu pasta mhone da bomhone beggiacione per misarut. Per preparare pane, focacce e pasta. Proseguendo, osserviamo nella zona stalla la presenza di un asinello. Il contadino lo utilizzava come mezzo di trasporto per raggiungere le campagne situate in periferia e quindi lontane dai sassi. L'asinello o il mulo erano un aiuto di fatica per il lavoro dei campi. Ci sono inoltre, come possiamo notare, il maialino e le galline, entrambi importanti per il sostentamento familiare.
Gli animali venivano accolti in casa non soltanto perché erano un bene prezioso, ma anche perché all'esterno non c'era molto spazio. Infatti le tipiche piazzette, chiamate vicinati, erano luoghi comuni da condividere con le altre famiglie. Nel vano stalla, oltre agli animali, possiamo notare una cassa trasformata in letto. Il materasso era ripieno di foglie di gran turco. Qui i letti erano spesso improvvisati. Esiste il giocciaccio al gamono, no? Nel passato le famiglie erano numerose, in media avevano 6-8 figli, nonostante la mortalità infantile, in percentuale, fosse molto alta. Al centro della casa notiamo una piccola tavola con un unico grande piatto. Solitamente la tavola non era molto grande, quasi a rappresentare i rari momenti durante i quali la famiglia la utilizzava per l'unico pasto giornaliero. Osservando i vari personaggi posizionati nell'abitazione, noterete che alcuni rappresentano gli usi e i costumi del passato. Questo singolare mondo di vita dura, a causa degli ambienti malsani scavati nella roccia, dove erano presenti condizioni di povertà estrema, è lentamente migliorata nel corso degli anni. Infatti, dal 1952, con la legge del risanamento Sassi, i quartieri Caveoso e Barisano verranno completamente evacuati. Solo dopo molti anni d'abbandono, per mezzo della nuova legge denominata risanamento conservativo, i Sassi hanno ricominciato a vivere. Per l'unicità dei luoghi e per le testimonianze storico-artistiche qui presenti, l'UNESCO nel 1993 ha dichiarato Matera Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La famiglia Rizzi vi ringrazia per la cortese visita e si augura di rivedervi a Matera. In il video la masayet itakaderkut yaw nya agarm yalle neger no yasallefno tarikochachin allen gin በአሁን ሰዓት ታሪኮቻችን እየጠፋ ነው፣ ንብረቶቻችን እየጠፉ ነው። ያው ማንኛውም ነገር ተለቅሞ ይቀመጥና ምን ያክል ቱሪስት እንደሚስብ፣ ታሪክ ማለት ያለፈ ታሪክ መርሳት የለብንም። እቃም ሆነ ወላ ሐውልቶች ማንኛውም ነገር ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው። የመልእክት የማስተላልፈው አረ ታሪካችን የት እየሄደ ነው? ስንት ባህልና ታሪክ ያለንን ኢትዮጵያኖች በጣም እጅግ በጣም የሚያስደምም የሚያስደንቃለን። ግን አገራችን ሰላም ያርግልን፣ በእውነት አገራችን ሰላም ያርግልን። እኔ በአገሬ ዙር ያለው ግን እንደዚህ አሁን ይህንን የጣሊያኖች ታሪክ ማሳያቻለሁት ምን ያክል ማንኛውም እቃ እንደሚጠነቀቁበት ታሪክ ነው ብለው ነው። እና ይህን መልእክት ለሚደርሰው ይድረሰው። ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለተመለከታችሁ ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የሁላችሁና እኔ በጣም እየተሰማኝ ነው። ምክንያቱም ለዚህ ለማይረባ እንደዚህ ነገር መጥተን ስንት ገንዘብ ተከፍሎ ነው የሚታዩበት? ግን አገራችን ስንት ነገር አለ። ብቻ ይሁን እስቲ አንድ ቀን ይስተካከል ይሆናል። ግን እቃዎች ባይጠፉ፣ ንብረት ባይወድም፣ ሰው ባይሞት ጥሩ ነበረ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉልኝ። መልካም ቀን እመኝላችኋለሁ።